Salve web spettatori di Nano TV, siamo di nuovo nell'associazione Albatros di Fratta Minore per parlare del progetto Le Ali della Libertà, Libertà e Partecipazione, un progetto di sicurezza urbana integrata. Con noi di nuovo la dottoressa Giovanna Migliaccio E Maria di e Maria Palma. Di Palma, le due responsabili di questo progetto. Sabato 27. Dalle 9:30 alle 13:30 ci sarà questo incontro con le istituzioni. A tavola con le istituzioni, Sì. parliamone. Allora, presenteremo un po' tutto il progetto in che cosa si articolerà e quindi gli incontri con le classi delle scuole del nostro territorio, cioè ad Orta di Atella, quindi scuola media, scuola elementare e la Un progetto quindi ragioneria. fatto con Sul il comune, territorio, sul con il comune comune, di in collaborazione con il comune, e ci rivolto sposteremo. a chi? Rivolto inizialmente ai giovani, ai ragazzi, agli studenti di queste scuole presenti sul nostro territorio di Orta di Atella. Progetto di sicurezza urbana, parliamo di casco, Parliamo di legalità. di legalità, di promozione all'agio, come dicevamo anche l'altra volta, no? Ma attraverso degli incontri con le classi e la partecipazione dei vigili all'interno di questi incontri con le classi. I giovani e i ragazzi possono fare domande ai vigili che saranno presenti nelle classi e quindi, insomma, avere delle risposte alle loro curiosità sull'utilizzo del casco, sulla droga, sull'inquinamento, su tutto ciò che riguarda la legalità. Sentiamo la dottoressa Migliaccio cosa aggiunge a quanto detto Allora, dalla sicuramente collega. dell'importanza e della sensibilità che appunto sia l'amministrazione comunale che la scuola, diciamo, ha in fondo compreso rispetto al problema della legalità e in particolare all'importanza di farsi contenitore di nuove proposte, quali appunto uno spazio ascolto che è appunto fatto per i giovani, dei laboratori che danno continuità al percorso scolastico. Quindi è importante perché la scuola comprende l'importanza della costruzione di un apparato simbolico che parte proprio da lì. Benissimo, allora l'appuntamento per sabato 27 novembre 2010 dalle 9:30 alle 13 nella sala consiliare del comune di Orta d'Atella. Non so se volete aggiungere altro a quanto abbiamo detto fino ad adesso. Invitiamo È aperto al tutti. pubblico? Sì, è aperto Sì. al E quindi pubblico tutti. possiamo invitare Assolutamente, siete giovani e tutti meno invitati. giovani. Perché proietteremo un cortometraggio realizzato dai ragazzi sull'utilizzo del casco e quindi potrebbe essere un'occasione anche per un confronto dal vivo su questa Noi ci emergenza saremo anche comunale. noi di Anche napolinord.it e proprio su queste parole rinnoviamo l'appuntamento a sabato 27 e vi dalle salutiamo 9:30. dalle 9:30. Ovviamente fino all'una ci sarà, Sì. quindi chi arriverà un po' più tardi avrà ancora Ci tempo troverà per... ancora lì. Benissimo, vi aspettiamo tutti su napolinord.it e voxnews.it. Grazie. Grazie a voi.